tanti auguri ad una donna lungimirante, ma non solo, perché cosa conta il fattore? Il fattore C. Che ci non... vuole sempre. Ma sicuramente, insomma, il fatto di aver, di essere adesso qui, ad essere casa Stellantis, quando in tempi non sospetti abbiamo pensato di prendere nel lontano 91 il gruppo FCA e nel 2014 il gruppo PSA, che adesso si sono fusi e sono diventati gruppo Stellantis, noi ci troviamo in questa posizione meravigliosa, altro motivo per festeggiare oltre il nostro trentennale, che è proprio quella di essere l'unica realtà in Puglia e anche al sud ad essere casa Stellantis. Cosa accadrà questa sera? Questa sera abbiamo tanti motivi di festeggiamento. 30 anni per una storia aziendale è un traguardo importante. E riuniamo qui il mondo delle imprese, delle aziende, perché secondo noi è il secondo motivo di festeggiamento. Festeggiamo il fatto che ce la stiamo facendo. Stiamo venendo fuori da un periodo, da 2 anni, che verranno ricordati nella storia dell'umanità come gli anni pari ad una guerra. E noi, con le imprese che oggi verranno a trovarci, siamo ancora in piedi. Siamo feriti, ma siamo in piedi a lottare ogni giorno, a continuare ad investire, ad andare avanti con le nostre squadre. E questo credo che sia un altro motivo di festeggiamento. E infine c'è questa bellissima operazione Stellantis, questa fusione nata all'inizio del 2021, che vede Autoclub completare la rosa dei suoi marchi, perché entro un anno avremo anche Peugeot. Ma attualmente i vostri marchi quali sono? I nostri marchi sono Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Citroen e DS. Entro a breve anche Peugeot, quindi casa Stellantis a tutti gli effetti. Io in queste occasioni dico sempre che il futuro è già presente, perché ormai l'elettrico impazza. Scherzo, perché ci vuole un po', la strada è lunga, però stiamo cercando di asfaltarla, perché l'elettrico è ad avvenire. Le previsioni dell'Europa sono, nell'arco del 2030, di cambiare completamente la mobilità, il tipo di mobilità, il concetto di mobilità. Stellantis è partita forse più in ritardo rispetto agli altri. Per un attimo abbiamo avuto qualche paura rispetto ai tempi in cui Stellantis sarebbe riuscita a garantire una presenza sul mercato con i nuovi marchi e con la nuova mobilità sostenibile. Ora possiamo dire che in realtà ha fatto passi da giganti con la fusione e con l'unione di due forze importanti come FCA e PSA, è riuscita a colmare il gap che la separava dagli altri marchi. Oggi, durante il nostro anniversario, presentiamo una serie di prodotti nati già da qualche mese con una attenzione particolare e una ricerca incredibile dal punto di vista tecnologico sulla mobilità sostenibile, ibride, elettriche, e di qui a qualche mese ce ne saranno ancora molti altri e andremo sicuramente a colmare un gap importante, ad occupare una fetta di mercato importantissima in quella che è un incremento oramai consolidato della mobilità sostenibile, delle macchine con una nuova trazione elettrica o ibrida, che dir si voglia.